andare nella sede provvisoria ci ha aiutato a cambiare pubblico. Adesso stiamo cercando anche con un'offerta di alto livello artistico di mantenere il pubblico, diciamo così, più tradizionale, ma ci interessa molto un rinnovamento del pubblico, che è uno dei temi storici dei nostri teatri, e devo dire cambiare sede evidentemente ha aiutato anche questo aspetto. E vorremmo anche cominciare a parlare invece della riapertura, che auspicabilmente sarà nell'autunno del 26, in questi spazi storici, perché noi comunque dobbiamo cominciare a programmare e a preparare, perché i 2 anni di anticipo per mettere in scena uno spettacolo sarà veramente il tempo minimo. Per le attuali leggi, che sono un po' in contraddizione con le efficienze, bisogna aspettare che cessi l'attuale gestione, che vengano nominati i nuovi gestori, con i consigli di indirizzo in questa fase, che poi proporranno al ministro scusate, la nomina del sovrintendente. Il meccanismo è così, avete visto che anche in Scala, a Palermo, ci sono adesso un po' di difficoltà per chiudere questi percorsi. Insomma, io guardo con ottimismo il futuro, ma insomma, non dipende da me, io sono solo a disposizione.